Come circondarsi di persone di successo. Cos'è una persona di successo, secondo me? Una persona di successo, secondo me, è una persona che si è posta degli obiettivi eccezionali, cioè decisamente sopra la media, tipo top 1%, in un determinato ambito e li ha raggiunti. Questo può essere qualunque cosa. Dall'essere un nuotatore top 1%, voler arrivare là e raggiungere quell'obiettivo, quello per me è una persona di successo, o potrebbe essere uno chef incredibile, super bravo, top 1% nelle qualità dei prodotti, dei cucinati, dell'esperienza che uno riesce a far vivere ai propri commensali, diciamo così, quella per me è una persona è di successo. È scontato che questo è applicabile anche al mondo del business, al mondo degli affari. Quindi chi si prefigge degli obiettivi molto ambiziosi nel mondo del business, nel mondo dei soldi, e riesce a raggiungerli, per me è una persona di successo. Il concetto generale è il fatto che date tot persone, una massa di persone, se noi prendiamo il top 1% di un determinato ambito, quelle sono le persone che ritengo di successo. Detto questo, come circondarsi di queste persone che raggiungono risultati eccezionali in un determinato ambito? Se avete cliccato su questo titolo, su questo video, probabilmente sapete perché è importante circondarsi di persone di successo, perché il contesto, noi essendo degli animali sociali, siamo delle persone che assorbono tantissimo dal contesto nel quale vivono e di conseguenza è estremamente importante far sì che quel contesto ci permetta di crescere. Gli esempi più banali che si possono fare a proposito di questo meccanismo sono sull'attività fisica. Per esempio, se voi siete dei ciccioni pantofolai che stanno a guardarsi serie TV al televisore nel weekend anziché andare fuori a fare attività sportiva e volete diventare delle persone di successo, tra virgolette, nell'ambito del fisico, nell'ambito della salute corporea, vi basterà, tra virgolette, mettervi in un contesto di persone estremamente orientate a raggiungere obiettivi estetici, salutari, fare sport, che sono competitivi in quell'ambito, vi basterà frequentare continuamente quelle persone per un determinato periodo di tempo che pian piano voi assorbirete quegli atteggiamenti, assorbirete quell'attitudine, quel mindset, quelle abitudini e pian piano anche voi verrete trasportati verso quella direzione. Ovviamente è valido anche il contrario, cioè se voi siete appunto, non so, volete vincere le Olimpiadi di un determinato sport, ok? Ovviamente per fare questo è necessario che tutta la vostra vita sia creata, pianificata sulla base di questo obiettivo. Cioè è impossibile che voi abbiate una vita normale, andate come qualunque italiano medio, va al bar la mattina a farsi brioche e cappuccino, chiacchierare con gli amici, poi va a lavorare, poi torna a casa, si mette alla televisione. Ovviamente non vincerete mai le Olimpiadi in questo modo, questo è ovvio. Quindi dovrete cambiare tutta la vostra vita per far sì che sia tutta orientata verso quell'obiettivo. Ed è ovviamente difficile fare questo se tutte le altre persone che sono intorno a voi non gliene frega niente di raggiungere questo obiettivo. Sono tutte persone che magari si fumano le sigarette, vanno al sabato sera, fanno le 4 di mattina, e non si allenano mai, non fanno mai sport. È ovvio che siete trascinati da quella parte. Quindi dovrete lottare, dovrete impiegare della fatica extra per allontanarvi da quella roba e cercare di andare verso allenarsi più volte al giorno per raggiungere le Olimpiadi, avere un'alimentazione sana, dormire in modo regolare e così via. Quindi è estremamente importante il contesto in cui siamo se vogliamo raggiungere un determinato obiettivo o più obiettivi. Quindi il problema qual è? Io voglio vincere le Olimpiadi, facciamolo nel mio caso, io voglio essere una persona di successo nel mondo del business, nel mondo immobiliare, quindi semplicemente mi circondo di fenomeni, di persone estremamente brave nel loro lavoro, di mega imprenditori, multimilionari, che fanno delle operazioni immobiliari incredibili, che muovono un sacco di soldi, sono top 1% in questo settore. Semplice, no? Basta fare questo. Non è difficile, cioè estremamente difficile, capite che non potete fare così e circondarvi domani mattina di persone top di un determinato
ambito. Soprattutto perché poi non sarei una persona attraente per queste determinate persone. Quindi l'unico modo per essere veramente attraenti per le persone top 1% è diventare una persona top 1%. Cioè l'unico modo per essere attraenti per una persona di successo, quindi circondarsi di persone di successo, è diventare anche una persona di successo. Quindi diventare qualcuno che ottiene risultati top 1%. Stand out of the crowd, cioè uscire dalla folla, farsi riconoscere nel fatto che siamo effettivamente qualcosa di diverso rispetto agli altri. Farsi notare quindi da queste persone, far notare i nostri risultati top 1% e quindi pian piano avvicinarsi a loro. Quindi nel frattempo come facciamo? Non possiamo ovviamente stare senza alcuna influenza da parte di persone top 1%, altrimenti è estremamente difficile riuscire ad avvicinarsi a quei risultati. Se non riusciamo, se non abbiamo il mindset, se non abbiamo le skills, le competenze, il modo di agire di queste persone, sarà estremamente difficile ottenere gli stessi risultati e quindi di conseguenza essere piacere a loro e iniziare a frequentarle, eccetera, eccetera. Quindi come si può fare? La figata qual è? Che noi viviamo in un'epoca in cui ci sono le persone producono molti più contenuti rispetto a quello che veniva prodotto anche solo 10 anni fa. Pensiamo a 20 anni fa, quando non esisteva internet, non esisteva YouTube, non esisteva Instagram, Facebook, non esistevano tutte le piattaforme dove potete trovare dei contenuti prodotti dalle persone. Dov'è che le persone esprimevano il loro pensiero e le loro informazioni e insomma quali erano i contenuti che producevano le persone? Erano fondamentalmente articoli e libri. Niente di più. In televisione sì, c'era qualcosina, ma pochissimo, ok? Libri e articoli. E se andiamo a vedere quanti libri venivano pubblicati 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, rispetto a quanti ne vengono pubblicati adesso, c'è una differenza assurda. Cioè adesso siamo a 10 volte il numero di pubblicazioni che, se non di più, rispetto a quello che veniva 50 anni fa, ovviamente, perché è molto più semplice anche pubblicare. Quindi questa agevolazione che è avvenuta nei confronti della produzione di contenuti, è estremamente facile produrre contenuti. Adesso abbiamo libri di chiunque, abbiamo podcast di chiunque, abbiamo video YouTube di chiunque, abbiamo social media di chiunque. Tutte le persone, con uno sforzo molto meno forte rispetto a prima, riescono a produrre contenuti. E questo è fantastico, perché se noi selezioniamo le persone dalle quali assorbire contenuti, riusciamo a... abbiamo a disposizione una valanga di persone, top 1%, dalle quali riuscire ad assorbire questi contenuti. Cosa significa? Io questo l'ho trasformato un po' in un metodo, diciamo, in un'abitudine, perché io quello che cerco di fare è ogni obiettivo, ogni cosa che voglio fare, cerco di trasformarla in un'abitudine sostenibile e ripetibile e quasi quotidiana, in modo da renderla di riuscire a integrarla nella mia vita nel modo più facile possibile. Quindi quello che ho fatto è, praticamente ho detto, ok, quali sono i contenuti che veramente mi trasmettono la maggior parte del valore? E sono sicuramente i libri, però i libri hanno una forma molto da manuale, cioè sono informazioni ben strutturate, ben pensate, pianificate e sono messe giù nel modo, diciamo, non dico più freddo possibile, però diciamo manca un po' della personalità della persona, di chi scrive. E spesso chi scrive, spesso le persone di successo non scrivono nemmeno loro stessi i loro libri, ma hanno delle persone, dei ghostwriter che scrivono i libri per loro, quindi sì, i concetti sono della persona di successo, però il modo di metterli giù in realtà è frutto del ghostwriter, quindi di una persona che non è quel top 1% che ci interessa. Questo non significa che i libri non sono importanti, anzi sono estremamente importanti, come vedete dietro di me, io ne faccio uso più che volentieri, però ci sono degli altri strumenti che secondo me funzionano meglio per questo determinato obiettivo, cioè farsi influenzare dalle persone di successo. Gli strumenti che uso sono due, ok? Sono i podcast e i video di YouTube. Quello che faccio è di bloccarmi del tempo tutti i giorni per guardarmi mezz'ora di YouTube e un'ora di podcast. Cosa vuol dire?
Il podcast lo ascolto durante l'allenamento. Io mi alleno tutti i giorni, un'ora al giorno, quindi in quell'oretta lì io mi ascolto tutti i giorni un podcast di una persona di successo, una persona che è top 1% nell'ambito in cui voglio raggiungere obiettivi ambiziosi. Stessa cosa per YouTube. Perché ritengo che queste due piattaforme, questi due modi di assorbire contenuto sono qualcosa di eccezionale per farsi influenzare, per entrare nella mentalità di queste persone, nel loro modo di capire, il loro modo di ragionare, il loro modo di affrontare i problemi, affrontare le cose, il loro modo, le loro tecniche, le loro strategie. Perché? Perché sono due contenuti estremamente diretti, cioè c'è poca preparazione, sono poco finti, sono molto veri, è ovvio quello che sto dicendo, però quello che voglio dire è, in un podcast voi ascoltate un'ora di conversazione di una persona quasi senza tagli, senza una programmazione, senza un copione, ok? È esattamente quello che lui pensa, quello che lui ragiona, quello che c'è nella sua testa, che esce fuori, e il suo flusso di pensieri, quello che è estremamente diretto e veritiero quello che ascoltate in un podcast. Ed è fantastico perché poi i podcast potete ascoltarli senza dover ritagliarvi veramente un momento nella giornata per quella determinata attività. Perché appunto, per esempio nel mio caso, ascoltandolo mentre mi alleno, allenarmi è un'attività che già farei, aggiungerti un podcast nelle orecchie non mi costa niente, non mi costa dovermi ritagliare del tempo da qualche parte per farmi influenzare da queste persone. O per esempio se non vi allenate, un'altra cosa che si può fare è farlo in macchina o farlo mentre cucinate, mentre fate, non lo so, trovate qualcosa che riuscite a fare un po' in automatico, diciamo, che non ha bisogno ovviamente di una concentrazione incredibile, e ascoltatevi il podcast. Se lo prendete come abitudine, io ormai questa abitudine ce l'ho da un annetto, qualcosa del genere, forse qualcosa di più, è bellissimo, cioè vi rendete conto che siete veramente a contatto per un'ora al giorno, tutti i giorni, con una persona top 1%. L'altra forma è YouTube, e io sono innamorato di YouTube, è il mio social media preferito in assoluto, anzi è l'unico che uso in realtà, perché non assorbo contenuti da Facebook, Instagram, TikTok, eccetera, perché sono contenuti estremamente superficiali, anche se sono prodotti da persone di successo, non sono contenuti profondi, quindi uso solo YouTube, che è fantastico, mi ha cambiato totalmente la vita. È grazie a YouTube che ho iniziato a frequentare persone di successo virtualmente, nel senso che ho iniziato a farmi influenzare da determinate persone che ragionavano in un modo diverso rispetto alle persone che frequentavo intorno a me, ma di tutti i tipi, da parenti, amici, conoscenti. Cioè, la cosa bella di tutto ciò è che sia grazie a YouTube che ai podcast, voi potete selezionare esattamente le persone dalle quali volete farvi influenzare, avendo a disposizione un bacino di utenza enorme, di milioni di persone. Perché provate a pensare, immaginatevi una massa di persone, uno stadio, ok? 80.000 persone, ok? E su di queste 80.000, le persone che sono top 1% nel vostro specifico settore, nel vostro specifico interesse, sono forse una, due, qualcosa del genere. E come fai a, nella vita reale, ad andare a farti influenzare esattamente da prendere quello là in fondo, quell'altro là in fondo e quell'altro là in fondo, ora un'ora al giorno parlo con questi tre? Auguri, impossibile. Cioè, quante sono le probabilità che il vostro contesto, dove vivete voi, i vostri genitori, i vostri parenti, i vostri amici, facciano parte di quel 1 su 40.000 che è un top 1% in quel determinato ambito? È praticamente impossibile. Invece grazie a YouTube, quello che poi puoi fare, grazie ai podcast, stesso discorso, quello che possiamo fare è di andare a selezionare delle persone. Per esempio io ascolto persone top 1%, ma forse anzi top 1 su 1000 nel determinato settore, che sono negli Stati Uniti. Queste persone ovviamente neanche sanno che esisto, neanche si immaginano che c'è una persona, che c'è un pelato in Italia che è lì che tutte le mattine si ascolta cosa dicono queste persone. Queste persone sono pazzesche, cioè in Italia io non mi viene neanche in mente qualcuno che ha risultati paragonabili a queste persone, e grazie ai contenuti online, grazie a questa forma di comunicazione, io posso assorbire la loro mentalità, il loro modo di operare, il loro modo di ragionare tutti i giorni. È incredibile.
secondo me è un'opportunità assolutamente da sfruttare. Quindi se non l'hai ancora fatto, selezionati delle persone che secondo te sono valgono la pena, vale la pena farsi influenzare da questi individui e inizia a farti influenzare da loro. Questo è il modo che ho trovato per farmi influenzare, per circondarmi di persone di successo, senza che neanche loro lo sappiano. Spero di esserti stato utile, di averti dato uno spunto sul quale ragionare. E se così fosse, mettimi un like, commenta, fammi sapere cosa ne pensi su questo argomento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!